Incassano l'acconto di migliaia di euro per l'acquisto di un'auto e spariscono. Due denunce a Gioia Tauro. Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Gioia Tauro, a seguito di mirate attività investigative, hanno denunciato alla competente autorità giudiziaria due soggetti ritenuti responsabili dei reati di ricettazione e truffa in concorso. Il provvedimento scaturisce dalla denuncia sporta da un cittadino rimasto vittima dei due truffatori nell'ambito della compravendita di una costosa autovettura. In particolare, questi ultimi, dopo aver incassato un acconto di migliaia di euro ed aver definito i termini della consegna del veicolo, hanno fatto perdere le loro tracce, sottraendosi ad ogni tentativo di contatto da parte del malcapitato. L'attività posta in essere ha così permesso di interrompere l'azione delittuosa ed altre analoghe condotte poste in essere da due soggetti. Guardia di Finanza di Messina arresta corriere proveniente dalla Calabria con 10 kg di droga agli imbarcaderi. La Guardia di Finanza ha sequestrato a Messina con l'ausilio dell'unità cinofile 5 kg di marijuana e altri 5 di hashish, arrestando un uomo proveniente dalla Calabria agli imbarcaderi privati. Durante dei controlli, i militari delle Fiamme Gialle hanno bloccato un'auto che aveva cercato di eluderli fuggendo. Nella vettura, dopo che è stata raggiunta e fatta fermare, la Guardia di Finanza ha trovato un borsone contenente 5 buste di marijuana e 50 panetti di hashish. Dalle analisi effettuate, la marijuana è risultata essere una particolare varietà dall'alto principio attivo, considerata per questo tra le più potenti al mondo. Il complessivo quantitativo di droga sottoposta a sequestro avrebbe potuto fruttare nelle piazze di spaccio della provincia circa 185.000 euro. Non avevano diritto al reddito di cittadinanza, denunciate 23 persone che si sono intascate complessivamente 150.000 euro. Nei giorni scorsi, i carabinieri del gruppo di Gioia Tauro e del nucleo ispettorato lavoro di Reggio Calabria hanno denunciato 23 persone residenti nei comuni di Taurianova, Polistena, Cittanova e Giffone per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Circa 150.000 euro i contributi illecitamente percepiti dal 2019 ad oggi, accertati nel corso delle attività di indagine dai militari, finalizzati a riscontrare il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Dall'esame dei dati documentali acquisiti è stato possibile riscontrare che all'atto della domanda i soggetti, tutti di età compresa tra i 20 e i 60 anni, avrebbero rese false dichiarazioni o omesso volontariamente di comunicare informazioni ostative alla concessione del beneficio. In particolare, dalle risultanze investigative sono emerse sospette false attestazioni da parte della maggior parte dei responsabili di false attestazioni in merito alla residenza e nello specifico nel dichiarare di essere residenti in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in maniera continuativa. Altri avrebbero invece omesso di comunicare di essere sottoposti a misure cautelari o di essere stati condannati alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dei pubblici uffici, percependo nel tempo il sussidio fraudolentemente. Gli esiti delle attività investigative sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Palmi e all'INPS ai fini dell'interruzione dell'elargizione del sussidio nei riguardi dei soggetti interessati e di recupero delle somme indebitamente percepite. 'Ndrangheta, appello al Tanum, aumentate pene complessive. La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha riformato la sentenza emessa il 29 dicembre 2020 dal GUP del Tribunale di Reggio Calabria nel processo al Tanum e ha condannato Giuseppe Facchinieri, 61 anni, nato a Cittanova, a 16 anni di reclusione. Per Roberto Raffa, nato a San Giorgio Morgeto, la pena è di 10 anni e 8 mesi, mentre per Giuseppe Chemi, nato a Taurianova, la condanna è di 7 anni e 10 mesi di reclusione. Per i tre imputati, i giudici d'appello hanno riconosciuto la continuazione fra il reato contestato e quelli giudicati con sentenza definitiva emessa dalla Corte d'Appello di Torino il 28 ottobre 2013, confermata l'assoluzione per Vincenzo Facchinieri e Salvatore Facchinieri. Avrebbe picchiato dottoressa all'ospedale di Vibo, divieto di avvicinamento. È accusato di aver aggredito all'inizio dello scorso mese di aprile una dottoressa in servizio nel pronto soccorso dell'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Nei confronti di un uomo con precedenti, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un'ordinanza di divieto di avvicinamento per i reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate ai danni di un medico. Il provvedimento rappresenta l'epilogo di un'indagine condotta dalla squadra mobile e coordinata dalla Procura.
Secondo quanto emerso, la sanitaria venne ferrata prima per il camice, poi le furono strette le mani al collo e infine venne scaraventata contro il muro. La prognosi fu di 8 giorni. L'indagato nella circostanza avrebbe preteso che il padre fosse ricoverato, nonostante non vi fosse la disponibilità di posti letto, e che dovesse essere trasportato all'ospedale più vicino con un'ambulanza non appena disponibile. Motivi per i quali avrebbe dato in escandescenza, picchiando la dottoressa con l'intento di obbligarla a distogliere l'ambulanza e a ricoverare subito il familiare. All'uomo è stato imposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla professionista, senza avvicinarsi e a mantenere una distanza minima di 250 metri, con ulteriore divieto di comunicare con la donna per tutta la durata della misura. Picchia la moglie per motivi di gelosia, divieto di avvicinamento a 43enne cosentino. Personale della Polizia di Stato di Cosenza ha eseguito un'ordinanza che dispone nei confronti di un 43enne di Cosenza incensurato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie. Il provvedimento è stato emesso dal GIP di Cosenza su richiesta della Procura, a seguito di un'attività investigativa condotta dagli investigatori della squadra mobile, da cui è emerso che l'uomo, in presenza dei figli minori, poneva in essere reiteratamente, per gelosia, comportamenti offensivi e violenti nei confronti della donna, aggredendo con calci e pugni anche nel periodo in cui era incinta. L'indagato, secondo quanto emerso, avrebbe posto in essere comportamenti aggressivi con progressiva accentuazione, ponendolo in uno stato di sofferenza morale e psichica. Il provvedimento impone all'indagato di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla donna ed in particolare alla casa familiare dove lei vive con i figli. Auto contro guardrail a Catanzaro, ferito conducente. Incidente stradale nella tarda serata di ieri a Catanzaro. La vettura coinvolta, una Volkswagen Polo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo contro il guardrail, ribaltandosi successivamente sulla sede stradale. A bordo il solo conducente, sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco in via Lucrezia della Valle, che ha proceduto ad estrarre dalle lamiere il malcapitato, che poi è stato affidato al personale sanitario del SUEM 118 per le cure del caso e successivo trasporto in ospedale. L'intervento dei vigili del fuoco è valso anche alla messa in sicurezza del sito e della vettura. Sul posto Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza. Covid, fuori pericolo, bimba di 3 anni ricoverata a Cosenza. Fuori pericolo la bimba di 3 anni, giunta all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, in coma per le complicazioni dovute al Covid, proveniente da Castrovillari, è sveglia e in respiro spontaneo. La bimba era giunta insieme alla mamma al pronto soccorso dell'ospedale di Cosenza lo scorso 16 aprile. Erano state trasferite entrambe nella stessa giornata in condizioni cliniche disperate, rispettivamente in terapia intensiva generale e terapia intensiva pediatrica. La bambina, le cui condizioni cliniche erano gravissime, comunica oggi l'azienda ospedaliera per la presenza di multiple lesioni cerebrali dovute verosimilmente ad encefalite Covid correlata, ha mostrato durante il ricovero un lento ma progressivo miglioramento. Al momento la bimba è sveglia, reattiva e accudita dal personale della terapia intensiva pediatrica, in quanto ancora positiva al tampone molecolare. Esce dal coma e torna a casa anche un'altra bambina di 11 anni, giunta all'ospedale di Cosenza lo scorso 26 marzo in condizioni gravissime. La bambina Covid positiva, proveniente dalla provincia di Reggio Calabria, è arrivata al nosocomio Bruzio in stato di coma da chetoacidosi diabetica e grave squilibrio idroelettrolitico, tali da richiedere l'immediata intubazione oratracheale. La piccola paziente è stata ricoverata nella terapia intensiva pediatrica per alcuni giorni, presa in incarico dall'equipe multidisciplinare di terapia intensiva e pediatria. Nonostante la gravità registrata all'arrivo all'ospedale dell'Annunziata, dopo i primi giorni di quadro clinico invariato, le condizioni cliniche della bambina, comunica l'azienda, hanno registrato un progressivo miglioramento, tale da consentire l'estubazione e il ritorno al respiro spontaneo. Dopo un periodo di degenza al reparto di pediatria, la piccola ha fatto finalmente ritorno a casa. Il dottor Luigi Mandia, nominato nuovo direttore sanitario dell'ASP di Catanzaro. Il commissario straordinario Ilario Lazzaro ha nominato il dottor Luigi Mandia come nuovo direttore sanitario dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. Il suo curriculum è stato valutato come quello più idoneo tra quelli giunti all'azienda sanitaria in merito all'avviso pubblico emanato. Proveniente dalla Campania, si legge nella delibera del commissario straordinario, il suo profilo è risultato il più idoneo a ricoprire la carica.
Tra le varie motivazioni che hanno portato alla scelta anche la varietà delle competenze acquisite per aver svolto incarichi non solo in ambito prettamente sanitario, ma anche programmatico-gestionale. Aver svolto la funzione di direttore sanitario aziendale nonché di direttore sanitario di presidio ospedaliero, esperienza non solo ospedaliera ma anche territoriale. Pertanto, a seguito di un colloquio in videoconferenza che si legge nella delibera, ha confermato quanto emerso dal curriculum vitae, il dottor Mandia è stato nominato direttore sanitario dell'ASP di Catanzaro. Grave carenza di medici al 118, l'ASP proroga le ore aggiuntive. Continua ad essere grave la carenza di medici nel servizio emergenza-urgenza 118. A metterlo nero su bianco ancora una volta è la stessa azienda sanitaria provinciale, costretta a una nuova proroga dell'impegno orario aggiuntivo per i medici convenzionati nelle postazioni territoriali. Si tratta di un'ulteriore 300 ore destinate alla copertura dei turni e di altre 100 a disposizione del direttore della centrale operativa, da utilizzarsi eventualmente in caso di emergenza dovuta, per esempio a malattia o infortuni. Per il mese di maggio vengono quindi previsti circa 20.000 euro, quale costo presunto per questo fabbisogno aggiuntivo che dovrà come sempre essere organizzato in modo da osservare le norme in materia di orario di lavoro e riposi per il personale medico. Ma la situazione resta comunque molto seria, considerato che già nei mesi passati è stata presa questa contromisura, ma diversi turni sono rimasti senza medico. Guardando solo alle scorse settimane, il 23 e 25 aprile è avvenuto alla PET di Soveria Mannelli, nel turno delle 20 alle 8, lasciando privo della figura del sanitario nell'equipe un bacino montano di circa 30.000 persone. Il 28 aprile è avvenuto a Taverna, Catanzaro Centro, Tiriolo e Sersale. A nulla dunque sembrano essere valsi i provvedimenti previsti dall'ASP nel tentativo di fare fronte a quella che è stata una vera e propria emorragia di medici convenzionati negli ultimi anni. Una fuga legata a un trattamento economico ritenuto insufficiente per le responsabilità in capo al sanitario, ancora più penalizzato dal taglio dell'indennità oraria per le prestazioni aggiuntive, che ha portato gli stipendi a livelli molto bassi, sancendo anche una disparità con i colleghi della dirigenza medica. Infatti, anche a fronte degli stessi doveri e responsabilità, i medici convenzionati sono pagati di meno rispetto ai colleghi dipendenti ASP. Una differenza ancora più marcata si nota poi rispetto ai medici assunti a tempo determinato, con contratti di tipo libero professionale. Ora l'azienda confida nella reingegnerizzazione del settore dell'emergenza-urgenza e nelle varie procedure di reclutamento attivate e relative al piano del fabbisogno 2021-2023. Non è incoraggiante il fatto che l'avviso di mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato di 18 posti di dirigente medico in medicina e chirurgia di accettazione d'urgenza, bandito lo scorso anno, abbia dato esito negativo in quanto i dirigenti medici dichiarati idonei non hanno poi avuto il nulla osta dalle aziende di appartenenza. L'ASPA ha poi proceduto all'ammissione dei candidati al concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato e pieno di 2 posti di dirigente medico nella stessa disciplina, decidendo che la copertura da restanti 18 posti previsti nel piano assunzionale 2021 saranno coperti proprio tramite l'utilizzo della graduatoria che verrà fuori dalla procedura concorsuale in itinere. Ci vorrà ovviamente ancora del tempo, per questo ora si cerca di mettere una pezza con ore aggiuntive e procedure veloci, che però non bastano a sopperire a una grave carenza che affonda le sue radici in problematiche che vengono da lontano. Serra al Centro rilancia sul presidio sanitario San Bruno. Il gruppo Serra al Centro interviene sull'ospedale San Bruno e conferma quanto già ribadito, ovvero che per il nosocomio serrese non c'è niente di nuovo nei piani del commissario Roberto Occhiuto. Negli atti, sottolinea il gruppo, non esiste un potenziamento reale del nosocomio serrese, non vi è la riapertura della chirurgia a reparto strategico in un ospedale di montagna, non vi sono nuovi servizi né traspare la volontà di crearne di nuovi. In pratica il gruppo sostiene che non esiste alcun piano di rilancio dell'ospedale civile di Serra San Bruno e intensifica quindi l'impegno di presentare al più presto una petizione per la quale è in corso una raccolta di firme al commissario Occhiuto affinché il presidio ospedaliero di Serra San Bruno venga inserito nella rete degli ospedali calabresi in modo che lo stesso riacquisti le sue funzioni al pari degli altri.
A parere di Serra al Centro, l'indifferenza politica circa le sorti di un importante baluardo della sanità pubblica nel territorio montano delle Serre Calabresi non può lasciare inerti quanti hanno a cuore il diritto alla salute e con esso la vita di un intero comprensorio montano. A nulla valgono, sottolinea ancora Serra al Centro, i proclami del sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, che passeggiando con il commissario dell'ASP di Vibo Valentia tra le mura del San Bruno sembra come il Candido di Voltaire durante il terremoto di Lisbona. Per lui viviamo nel migliore dei paesi possibili. Non si accorge dell'indifferenza con la quale viene trattata la sanità dell'entroterra vibonese. Nel merito, il gruppo tiene a sottolineare che per il primo cittadino lo sporadico arrivo di un medico presso il nosocomio serrese rappresenta un evento da celebrare, ma sappiamo che una rondine non fa primavera. Infine, il movimento insiste sulle pressanti sollecitazioni, in merito alle quali tiene a ribadire. Ancora aspettiamo le risposte agli interrogativi che abbiamo sollevato e che riproponiamo. Serra, l'ospedale non scompare dalla rete regionale. Sull'ospedale San Bruno interviene il sindaco Alfredo Barillari, il quale, a scanso di possibili fraintendimenti che potrebbe aver suscitato la locandina e il titolo in testa all'articolo apparso ieri sulla testata della Gazzetta del Sud, precisa che il nosocomio serrese non scomparirà dalla rete regionale. L'attuale rete ospedaliera regionale, sottolinea Barillari, è basata sul DCA numero 64, nel quale, come si vede da pagina 5 dell'allegato, è presente l'ospedale San Bruno. Inoltre, il primo cittadino tende a ribadire che la sanità è un tema importante, soprattutto in Calabria e in particolar modo nelle zone interne. Per questo motivo si deve prestare la massima attenzione a tutti i livelli istituzionali e non. Barillari, nel merito, evidenzia gli sforzi che ultimamente sono stati fatti dall'amministrazione comunale per potenziare il nosocomio serrese. Tra questi ricorda l'istituzione di altri posti letto nel reparto di medicina e l'arrivo di un radiologo. Relativamente al programma operativo sanitario presentato dal Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, viene ribadito, come si evince nello stesso articolo, che non ci sono novità di rilievo rispetto allo status del San Bruno. Anche se negli ultimi tempi ci sono state iniziative a sostegno del potenziamento dell'ospedale, sostenute anche da quasi tutti i sindaci dei paesi del comprensorio, compresa una petizione popolare con la raccolta di centinaia di firme e vari interventi da parte di vari gruppi politici. Ogni giorno, evidenzia ancora il sindaco, c'è chi mette il massimo impegno per il rilancio dell'ospedale e alcune interpretazioni non giovano a nessuno, tantomeno ad intere comunità che seguono con attenzione gli sviluppi della sanità territoriale. Slot machine, la sanatoria è a metà, la proroga c'è, ma solo per 6 mesi. Alfine è passata la linea del compromesso, via libera, con i soliti voti della maggioranza di centrodestra, in Consiglio regionale alla proposta di legge catalogata nei giorni scorsi come una sanatoria per i gestori delle slot machine, ma in maniera soft. La proroga varata a Palazzo Campanella è di 6 mesi e non di 2 anni per i gestori delle sale gioco e delle sale scommesse. Inizialmente il provvedimento spostava al 31 dicembre 2024 il termine ultimo per l'adeguamento da parte dei titolari delle sale gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse alle norme previste da una legge approvata in Consiglio regionale nel 2018. Il testo, sostenuto dall'allora presidente della Commissione regionale anti-'ndrangheta Arturo Bova, stabiliva limiti rigidi e precisi nel settore, dove sono frequenti le infiltrazioni delle organizzazioni criminali. Per esempio, vietava il posizionamento di apparecchi da gioco a meno di 300 metri per i comuni sotto i 5.000 abitanti e a meno di 500 metri per i comuni sopra i 5.000 abitanti, da scuole, centri sociali, chiese, impianti sportivi, ospedali, banche, stazioni ferroviarie, esercizi di compravendita di oggetti preziosi come un compro-oro e così via. Le proteste delle associazioni contro i giochi d'azzardo e le rimostranze avanzate dai partiti delle opposizioni hanno condotto i rappresentanti del centrodestra a rivedere il testo e ad accorciare la finestra temporale di proroga. E con il voto della maggioranza è stata approvata sempre durante l'ultima seduta del Consiglio la proposta di legge, emendata nelle parti stoppate dal governo che aveva impugnato la prima versione, che si pone l'obiettivo di rendere meno incerto il futuro lavorativo di oltre 600 appartenenti bacino del precariato storico calabrese.
Sono quelli provenienti dal bacino della legge regionale 15-2008, oltre 600 unità, di cui 70 alle dipendenze di Azienda Calabria Lavoro, con un contratto a tempo determinato, 576 in servizio in altri enti utilizzatori e comuni. Nel testo di legge si specifica da un lato che la Regione erogherà un contributo fisso annuo dal valore di 11.157 euro per ogni lavoratore per il quale gli enti locali utilizzatori provvedono alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato. Sempre ai medesimi fini, Azienda Calabria Lavoro è autorizzata ad avviare le procedure amministrative per la contrattualizzazione a tempo indeterminato dei medesimi lavoratori, riconoscendo un contributo fisso annuo dell'importo di 13.138 euro. In ogni caso, ACL, nelle more dell'espletamento delle procedure amministrative, si è già provveduto alla proroga dei rapporti professionali in essere. La Regione prevede di spendere oltre 7,3 milioni all'anno per far fronte agli impegni assunti adesso che la legge è stata approvata dal Consiglio regionale. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Trasversale delle serre, i sindaci, segnali concreti di volontà di completare l'opera. I sindaci di Vazzano, Enzo Massa, San Nicola da Crissa, Giuseppe Condello, Vallelonga, Abdone Egidio Servello, Simbario, Ovidio Romano, Spadola, Cosimo Damiano Piromalli, Brognaturo, Rossana Tassone, Serra San Bruno, Alfredo Barillari, Fabrizia, Francesco Fazio, Mongiana, Francesco Angilletta, Nardo Di Paggio e Antonio De Masi rilevano i contenuti concreti, i segnali della volontà di completare la trasversale delle serre e sostengono che la notizia della chiusura della conferenza dei servizi del lotto Vazzano-Vallelonga, insieme alla formalizzazione della specifica intesa tra il commissario straordinario e il presidente della regione, ci rende sempre più convinti che l'obiettivo finale non sia poi troppo lontano. Siamo anche consapevoli, aggiungano, perché lo viviamo ogni giorno sulla nostra pelle di amministratori, degli ostacoli legati agli eccessivi aumenti dei costi dei materiali, che di fatto hanno paralizzato l'intero comparto della costruzione. Ma siamo altrettanto certi che con la determinazione e l'impegno dimostrati anche tutto questo sarà superato. Rinnoviamo tutto il nostro supporto alle azioni congiunte del commissario e delle istituzioni regionali. Concludono con l'auspicio di poter definire un incontro di approfondimento con tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera. Monte Paone, controlli sui terreni a ridosso della battigia. Il caso di Caminia ha aperto un varco sul monitoraggio delle appropriazioni indebite dei terreni pubblici, che si estende ora ai paesi confinanti con quello di Staletti. Dopo il sequestro e il parziale abbattimento delle villette fronte mare etichettate come abusive dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, le attenzioni si spostano a Montauro, Monte Paone e Soverato. Ancora una volta, sotto la lente dei controlli di comuni e guardia costiera, ci sono i terreni demaniali occupati senza autorizzazione, sottraendo uno spazio che i nuovi progetti di rigenerazione urbana iniziano a reclamare. Fa da apripista, in tal senso, Monte Paone, in cui le prime verifiche sono state avviate e hanno portato al rientro in possesso di fasce a ridosso della costa interessata dai lavori per l'unione dei due tronconi di lungomare e dalla creazione di nuove vie di comunicazione, tra cui anche un passaggio che colleghi Viale delle Province con Viale delle Regioni. Non si tratta di terreni espropriati, spiega il sindaco Mario Migliarese, ma di spazi rientrati in possesso degli enti pubblici dopo un'occupazione durata anni. Le operazioni che hanno riguardato i lavori che si stanno portando a conclusione sul lungomare sono partite 2 anni fa. Adesso si lavora sugli altri territori, oggetto di progetti che partiranno subito dopo l'estate. È un po' quello che è successo quando è stato realizzato il lungomare, occasione in cui si sono reclamati i terreni di cui alcuni privati si erano appropriati senza titolo, senza poi fare troppe opposizioni al momento della restituzione. Nel paese ionico ce ne sarebbero molti altri e non sarebbe neppure troppo difficile individuarli, anche tramite una sovrapposizione di mappe e immagini satellitari ottenibili in tempo reale con semplici applicazioni. E sarebbe proprio questa l'intenzione delle forze dell'ordine, al lavoro su spinta della Procura della Repubblica di Catanzaro, per replicare anche altrove i maxi controlli effettuati a Caminia. Seguiranno quelli dei canali di scarico a mare che in tutta Calabria stanno facendo emergere situazioni al limite della legalità. Arriveranno a breve nella provincia catanzarese, in cui alla vigilia di una nuova stagione si registrano le prime segnalazioni per fuoriuscite maleodoranti in alcune frazioni a ridosso del litorale.
Intanto, da dove tutto è partito, la frazione di Caminia, la situazione rimane stabile, con l'area già sgomberata dalle prime demolizioni, ancora in attesa di avere una destinazione, e le altre abitazioni sequestrate ancora in piedi, in attesa che giungano a un termine i filoni giudiziari, ancora pendenti a seguito dei ricorsi presentati dagli occupanti. Intanto, mentre una nuova stagione è alle porte, imprenditori e residenti chiedono di mettere comunque mano a una frazione parzialmente fantasma, in cui le abitazioni, completamente abbandonate, forniscono cartoline poco edificanti per i turisti che continuano a scegliere Caminia come località prediletta per trascorrere le proprie giornate al mare. Soverato, clima elettorale, tanti assenti, ma in aula passa la riduzione Tari. Il Consiglio Comunale era atteso e non per l'ordine del giorno. Alla vigilia della presentazione delle liste elettorali si era curiosi di comprendere, anche da linguaggi non verbali, i rapporti tra i consiglieri mutati nel tempo e nei ruoli. Gli occhi si sarebbero puntati su Pascasio Matacera, Maria Rosaria Pellegrino e Vittorio Sica, prima che sugli altri. Sono loro, infatti, al momento le tre incognite sulle prossime elezioni. Si riesce però a soddisfare in parte la curiosità dei tre consiglieri, che in cambiamenti fonda il gruppo di Fratelli d'Italia. A lavori conclusi alla domanda sulla sua candidatura o meno nel gruppo dell'attuale sindaco facente funzioni Daniele Vacca, Maria Rosaria Pellegrino risponde: "Io sono qui e ora". Si lasciano aperte le interpretazioni, anche se in molti danno ormai per scontato la sua candidatura, in una lista in cui appare ormai certa anche la riconferma dell'attuale capogruppo Giusy Altamura. Pascasio Matagera e Vittorio Sica risultano invece assenti. Sarebbe stato in tal senso interessante comprendere da Matacera la sua posizione alla luce della paventata candidatura di Giovanni Matacera in una lista antagonista e quella di Vittorio Sica, che molti vorrebbero vicino alla porta di Daniele Vacca per chiudere un posto in una lista che potrebbe ancora regalare sorprese. Figurano però assenti, insieme a Thea Mirarchi, Francesco Matozzo, Sara Fazzari e Azzurra Ranieri. Prima dell'inizio dei lavori è la segretaria così a dover fare i conti per decretare la sussistenza del numero legale, con sei consiglieri, compreso il sindaco facente funzioni. La normativa, spiega il presidente del consiglio Emanuele Amoruso, parla di consiglieri assegnati, con 6 su 12 riteniamo valido il consiglio. Al centro dell'analisi, tra maggioranza e opposizione, le nuove aliquote di IMU e IRPEF. E se rimangono tutte invariate, la buona notizia arriva dalla Tari. Ci sarà una diminuzione per le tariffe delle abitazioni di circa 60.000 euro ripartita tra gli utenti. Il settore finanziario comunale ha attestato una diminuzione sui costi del servizio che si riflette sulla quantificazione del piano approvato dal revisore dei conti. A Stoverato, spiega l'assessore Francesco Matozzo in un intervento telefonico, come annunciato qualche mese fa attraverso l'ottimizzazione della raccolta differenziata, siamo riusciti a ridurre la tariffa Tari 2022 per i cittadini. Si tratta di un passo importante in un momento complicato come quello che stiamo vivendo, dove ogni giorno si sente parlare solo di aumenti, di tariffe che gravano sull'economia familiare. Il comportamento virtuoso dei cittadini della società di raccolta degli uffici comunali ha reso possibile l'aumento della percentuale di raccolta differenziata. Grazie a questi fattori appena elencati, oggi possiamo godere di una città più pulita e vivibile. Inoltre, questo gran lavoro si è tramutato in un minor conferimento in termini di tonnellate di rifiuti indifferenziato, producendo un risparmio rispetto agli anni precedenti. Tale risparmio si è deciso di utilizzarlo da subito per abbassare le tariffe, che produrranno un abbassamento delle cifre nella bolletta dei cittadini. Benefici economici, ma soprattutto per l'ambiente, perché rendendo tutto riciclabile si consumano meno risorse per il nostro pianeta. Valle Fiorita, consuntivo approvato in consiglio, il sindaco, bilancio sano. Il nostro è uno dei bilanci più sani nella provincia di Catanzaro. Non ha usato mezzi termini il sindaco di Valle Fiorita, Salvatore Megna, nel rivendicare il buon andamento dei conti del suo comune. Una sottolineatura pronunciata nel corso del suo intervento in consiglio, durante il quale ha illustrato il suo rendiconto della gestione dell'esercizio 2021. Il documento contabile è stato esaminato e approvato a maggioranza nella seduta del Consiglio Comunale dell'altra sera. Il consuntivo, come specificato da Megna, si chiude con un avanzo di amministrazione di circa 360.000 euro, di cui ben 280.000 per investimenti, e c'è anche un avanzo di cassa di circa 600.000 euro. Insomma, ha aggiunto il sindaco, abbiamo gestito il comune come veri e propri padri di famiglia. Con il nuovo bilancio di previsione potremo decidere gli investimenti da fare.
Hanno votato contro i consiglieri di minoranza. Il capogruppo dell'opposizione, Enzo Bruno, ha parlato di confusione negli atti e ha chiesto chiarimenti nella Costituzione del fondo pluriennale. Sul fondo del credito definito di dubbia esigibilità che ha considerato molto alto e sull'esistenza o meno degli indicatori finanziari che forniscono l'analisi sul mantenimento degli equilibri di bilancio. Il Consiglio Comunale nella stessa seduta ha approvato, sempre con il voto contrario della minoranza, il piano economico-finanziario della Tari, tassa rifiuti, per il 2022. Il sindaco Megna ha precisato che il piano si aggira sui 340.000 euro, somma che determinerà in seguito la definizione delle tariffe per il servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti. In seguito alla richiesta del consigliere Bruno, lo stesso sindaco ha evidenziato che ci sarà un aumento della tassa rispetto all'anno precedente, in quanto sono stati inseriti nell'appalto altri servizi, come la pulizia del cimitero, ed anche perché il costo del conferimento a carico del comune è triplicato. Ma sono allo studio dell'amministrazione, ha puntualizzato Megna, delle misure per andare incontro ad alcune categorie di utenti, magari con il coinvolgimento del gruppo di opposizione. In apertura di seduta l'Assemblea ha provveduto ad eleggere il Presidente del Consiglio Comunale, nella persona della consigliera di maggioranza Emilia Cutullè. Si tratta della prima volta che viene istituita la figura del Presidente dell'Assemblea Civica a Valle Fiorita. Nei mesi scorsi il Consiglio aveva per questo modificato lo statuto non senza polemiche tra maggioranza e opposizione. Da una parte l'amministrazione sottolineava che la figura del Presidente viene prevista per valorizzare i consiglieri che intendono impegnarsi fattivamente. Dall'altra la minoranza, secondo cui si tratta di una cosa inutile e dispendiosa in un piccolo comune come Valle Fiorita, il Sindaco ha poi assicurato che non ci sono costi aggiuntivi, poiché si assicura l'invarianza della spesa, in quanto l'indennità mensile prevista per il Presidente del Consiglio Comunale verrà detratta dall'indennità del Sindaco e della Giunta.